Proseguiamo, attenti che qui la porta è particolarmente scomoda. Andiamo a visitare invece l'ambiente di lavoro dei sommergibilisti. Allora, facciamo così, lo metto da questa parte così lascio spazio. Che cosa c'è? Adesso ti spiego. Abbiamo le uniche tre stanze private del sottomarino. In media a bordo di un sottomarino di privacy ce n'è pochissima, però qui abbiamo tre stanzette chiuse. Se aprite la porta verde accanto a voi, quella là laggiù, osserverete una stanza molto importante a bordo. Il bagno. Il bagno. Potete osservare che è un bagno molto comodo, ampio, confortevole. Quindi acqua dolce c'era per il motore, per raffreddarlo, perché quello si rovina col sale. Le persone col sale non si rovinano, quindi si lavano con l'acqua salata. Ma poi si poteva espellere l'acqua di troppo? C'era modo di... Lo scarico? Sì, sì, sì. È come sull'aereo. Ah, si buttava fuori. Già, ci sono le tre camere. Una, due, tre. No, non sono camere queste, adesso ti racconto. Dice che conti così la duce. Allora, queste due stanze sono due stanze tecniche. La prima porta è quella del locale, come con il sedile. Cioè l'ha detto alla radio.